A te la radio? Non ti disturba proprio? Non ti distrae? Giovanna? Tutt'altro. Pare faccia bene, anzi. A che? Sensazione supplementare. Ah, sì? Disintossica il subcosciente. Le chiacchiere delle riviste americane, te le raccomando. Sarà che io non ho abbastanza subcosciente. Arriva, Arriva con quasi mezz'ora di ritardo. E tu continua a far finta di niente e a dargliele tutte buone. Sì, ti voglio che lo capisca da solo. Sì, aspetta, aspetta. Abele, non si saluta? Ti abbiamo sentito, sai. Ho fatto molto tardi, mamma. Che ora è? Certo che hai fatto tardi, ma non è una buona ragione questa per non salutare. Vieni qui. Buonasera, mamma. Buonasera, papà. Bentornato, giocatore. Perché mamma non mi punisce mai? Come non ti punisco? Gli schiaffi, gli schiappellotti. Mai. Al mio compagno danno anche le cinghiate se tarda troppo. Io mai niente. Ecco, ecco. Impara, Giovanna. Hai sentito, Eugenio? È incredibile. È naturale, è naturalissimo. Vieni un po' qua, va bene. Vieni un po'. Lo sai chi devi ringraziare per non averle mai buscate? No, no, non lei, non tua madre. La Montessori. Eugenio. Tu non la conosci, vero? Eppure è proprio lei che devi ringraziare per non aver mai preso gli scappellotti. Chi è? La Montessori. Ah, la Montessori è una vecchia signora morta in odore di santità. In casa nostra comanda lei. Non si vede, non si sa, ma comanda proprio lei. Adesso accendile un lumino e ringraziala, eh? Io non la voglio ringraziare. Va bene, lo vuoi davvero uno scappellotto? No, no, mamma. Su adesso, vai a vedere chi è piuttosto. Va? Che spirito, fare questi discorsi davanti al bambino, ma cosa vuoi che capisca? Niente, d'accordo, ma è proprio per questo che li faccio liberamente. Senza contare che puoi farle del male ugualmente, i bambini, sapessi. Male? No, no, né male né bene. Incomincia dopo il bene e il male. Dopo. Non si sa quando comincia. Dopo, nel cosciente, non nel subcosciente. Già. Ma voi vi fate incantare da questa novità e quindi... Papà! Chi è? No. Non gli hai chiesto il nome? Io no, però credo sia un cacciatore. Come un cacciatore? Sì, mamma, ha la giacca di pelle. Eugenio, vogliono te, sai? Me? E chi mi vuole? Ma Abele dice che si tratta di un cacciatore. Ah, allora avrà ragione Abele. Sarà un cacciatore in caccia di promozioni, eh? Siamo ormai alle medie finali, quindi cominciamo. E se dicessimo che non ci sono? Una piccola innocente bugia, che dici? No, non si può, eh? No, 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 Eugenio, non si può. Tanto più che quel signore ha una giacca di pelle, è vero Abele? Sì, papà, e pure il berretto di pelle, con la visiera. Che bellezza! Allora non si può proprio farlo aspettare. Avanti, fanno passare, via, via. E tu dove ti metti, Giovanna? Oh, bene, io vado di là. Abele! Vengo, mamma! Permesso? E scusi, sa, se mi presento così. Prego, 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 si accomodi, lo prego. È il suo bambino? Sì. È l'unico che ha, vero? Sì, 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 sì. Ecco, ecco. Si chiama Abele. Già. Scusi, sa, se le faccio queste domande, ma sono qui proprio per parlare di lui. Del bambino? Sì, sì, del bambino. Oh, mi meraviglio, ma parli, parli pure. Ah,
Ma non dovrebbe meravigliarsi. Lei che è un uomo di studio mi scuserà se non ho quei modi nell'esprimermi, se sono un po' brusco. Io dico le cose come sono. Allora avanti, dica pure le cose come sono, su. Quel bambino non è il suo. Io lo so, è vero? Quel bambino ormai è mio, è di mia moglie. Sì, lo so. Loro sono i genitori adottivi. Si dice così, vero? Ma il bambino non è loro. Io non sono mica qui per fare dei rimproveri, sa, ma così per mettere le cose in chiaro, ecco. Ecco, esattamente, sì. Noi abbiamo adottato il bambino. Ma lei chi è? E perché viene a farmi questa visita? E soprattutto che cosa vuole? Ma non voglio dei soldi, stia pur sicuro. E chi le ha detto questo? Che cosa le salta in testa? Si dovrebbe vedere dalla faccia che non sono uno di quelli che fanno i ricatti. Lasciamo stare la faccia, per carità. Perché? Ma perché lei è uno di quelli che giudica gli uomini dalla faccia? Io sì. Io no, io non più. Ormai ci ho rinunciato da un pezzo a questa pessima abitudine. No, io non l'ho affatto giudicato male. Ma è giusto che io sappia chi è e che cosa vuole, no? È giustissimo. Io sono qui per dirglielo. Beh, allora non divaghiamo. S'accomodi, prego. Parli. Mi chiamo Libero Casadei. Sono il fattore della tenuta Cacciarella, 16 poderi. Ne avrà sentito parlare? Mm? Sai, io non mi occupo di faccende agricole. Le mie conoscenze in questo campo arrivano a Virgilio. Può sempre informarsi, se crede. Voglio dire che sono conosciuto, eh? Beh, insomma, non siamo ancora arrivati a questo. Io le credo sulla parola. Avanti, continui, prosegui. Avanti. Mm? Sono io. Il padre del bambino. Non l'aveva già capito? No, sinceramente no. Io sapevo che la ragazza, cioè la madre, aveva un fratello e per un momento pensavo che fosse... Sì, ce l'ha ancora il fratello, ma io sono il padre del bambino. Lei? Sì, così perché non ci crede? No, è possibilissimo. Sa, noi abbiamo conosciuto la madre, soprattutto mia moglie, si è incontrata con lei diverse volte e quindi... Ah sì? Sì. Varie volte quando? Anni, saranno ormai degli anni, tre anni fa. E con questo cosa vuol dire che loro hanno conosciuto la madre? Ma niente, una semplice precisazione, nulla. Io sto a pensare quello che lei... mi dice, è stato un colpo per me, sa. Comunque, c'è poco da pensare perché mi sembra tutto così chiaro, semplice. Ah sì, forse. Il bambino ormai ha 7 anni, lo sa lei che ha 7 anni? Sì, che lo so. Noi l'abbiamo preso che aveva appena 2 anni. Sa, durante quei 2 anni lei non si era fatto vivo con la giovane madre. Voglio dire che era sparito, o sbaglio? No, non si sbaglia, ero sparito, sì, poi sono tornato, visto che sono qui. Già. Scusi, a lei cosa importa? Niente, una semplice precisazione. Che bel modo di parlare è questo, scusa. Beh, è il mio modo! No. Non le piace? No, non mi piace, un modo da prepotente che non mi piace, non cerchi di impressionarmi, ha capito? Non voglio impressionare nessuno, si parla, ecco. Oh, ecco bene, si parla. Lei un momento fa parlava di faccia, e sei inalberato, non è vero? Di faccia? Bene, lei per me è uno di quelli che ha la faccia di un uomo, capisce, che abbandona una creatura, che lascia che venga al mondo e per anni, sette, non si incarica nemmeno di sapere dove è andata a finire. Questo. Non faccia le prediche, non le faccia, non le voglio da nessuno. Io non faccio delle prediche. Prediche! Io metto le cose a posto. Prediche inutili! Perché quella ragazza io l'ho sposata. Sì, poi ho finito per sposarla. Adesso è mia moglie. Le basta? E la smetta. Sì, che lei è il padre... Mio marito, se me l'avesse detto prima, con un po' di calma. Io gliel'avevo detto, non so farli i discorsi ben filati. È sposato lei da poco? Beh, saranno quasi 2 anni. 2 anni, eh? 2 anni per ricordarsi del bambino, di vostro figlio. Ma lo dico per me, perché per noi, mi capisca, 2 anni, 2 anni,
sa, specialmente per mia moglie. È venuta l'età dello studio, i giochi, lo vedi qua. Dio mio, come si fa? Perché lei sarà venuto per chiedere il bambino, suo figlio, vero? Ecco, bravo, ci siamo arrivati. Vogliamo indietro il bambino, nient'altro. Ci potevamo pensare prima, dice lei. È vero, vero, verissimo. Ah, dal suo punto di vista ha ragione, professore, ma sa, era una situazione un po' complicata, delicata. A volerla spiegare per bene, una parola è poca e due sono troppe. Beh, insomma, a parte le spiegazioni, che potremmo anche farle, se crede, non ci rimane che metterci una mano sulla coscienza io e lei insieme. Professore, il bambino è nostro. Non è giusto che veniamo a riprenderlo? Sì. Lei, scusi, al mio posto, non farebbe altrettanto? Sì, sì. Sì, forse, anzi, indubbiamente farei altrettanto. Soltanto che non avrei fatto altrettanto prima. E anche il prima conta, sa? Conta, enormemente. Enormemente, non esagero. Enormemente, le dico. Lei sa che noi abbiamo una carta, una dichiarazione scritta di pugno della madre di sua moglie. Lo sa lei questo? Che carta? Sì, io non so mica niente, sa cosa c'è scritto in questa carta? Un impegno regolare. Come un contratto, mi scusi tanto, in cui la madre si impegna liberamente di lasciare il bambino a noi e di non pretenderne più la restituzione per qualunque ragione al mondo. Ecco, guardi che è un contratto firmato, sa, è un impegno regolare, voglio dire valido. Valido per chi? Valido per tutti, non so, almeno credo, anche per la legge. Ma perché lei non lo sapeva? È possibile che sua moglie le abbia taciuto un particolare così grave, così determinante? Perché noi, sa, da allora ci siamo attaccati al bambino, veramente, sa, per educarlo. Ci siamo attaccati come se fosse una creatura nostra, completamente nostra, capisci? Cosa vuole che le dica? Io non capisco più niente. Le donne non dicono mai la verità, ti tengono sempre nascosto qualche cosa. Fare una carta di quel genere, cedere, vendere il figlio. Dica un po', sua moglie sapeva che lei sarebbe venuto qui da me per il bambino? E come no? E come mai non le ha parlato di questa dichiarazione? Già, immagino, si sarà vergognata. Sì, però anche loro, mi scusi, sa fare un contratto per un bambino. Le pare bello? Ma se lo dica lei, professore, da uomo a uomo. Veramente questa fu un'idea di mia moglie. Ah, vede? Solo una donna poteva venire un'idea sì, del genere. D'accordo, però sua moglie non si fece pregare, per accettare, per firmare. E che dice di no? Non la difendo mica, sa io. Tutte uguali, non hanno cuore. Solamente che lei, poveretta, era nei pasticci. Lei non poteva dire di no. Come faceva? È stata una porcheria approfittare di una povera ragazza. Senta, la prego, Ho detto approfittare! La prego! Lo dico e lo sostengo, perché se non aveste in mano quella carta, quella dichiarazione, vorrei vedere io adesso. E che cosa cambia? Ma come cosa cambia tutto? Niente, le dico niente. Perché Giovanna, perché mia moglie vuole quella dichiarazione, vuole quella garanzia? Perché man mano che si attaccava al bambino, capisce, come una madre, proprio come una vera madre, sa? Ebbe paura delle sofferenze, del dolore che avrebbe potuto provare in seguito se qualcuno, il padre, la madre o qualche parente, avesse richiesto la restituzione di Abele, già grande, già nostro, già interamente nostro. Ma già, non si premunisce contro il dolore. Io glielo dissi quando lei mi fece questa proposta, ma lei non volle, lei vuole fare la scrittura. È inutile, le donne credono soltanto a ciò che è tangibile, a ciò che è concreto. E invece adesso, vede, siamo qui a riesaminare tutto da capo. Già, senta, avevo ragione io. Senta, professore, lei è veramente una brava persona. Perché non ci mettiamo d'accordo con le buone? Perché non cerchiamo di arrivare a una soluzione amichevole? Vedrà che fatica lei, vedrà che dramma, vedrà. Ma senta un po', lei è proprio deciso ad andare fino in fondo, Lei non può rinunciare ad Abele, pur avendoci rinunciato per 7 anni. Senta, ci pensi un momentino, ci pensi. Ci ho pensato. Vogliamo indietro il bambino. E va bene. Io difendo il mio amore. Sì, almeno lei crede di difenderlo. Allora, chiamo subito Giovanna, Sì, faccia pure. Senta, però non tiri subito in ballo la lettera, la dichiarazione, per piacere. Sarà lei a tirarlo in ballo, stia tranquillo. Giovanna, vieni. Va bene, puoi andare di là, oppure scendi in giardino a giocare. Ancora?
Ma no, Eugenio, no, deve studiare. E poi ormai è scuro. Ma no, fa niente. Guarda, per questa volta lascialo andare. Su. Va bene? Va bene, vieni. Si sta zitti? Beh, mettiamoci a sedere e stiamo calmi, per amor di Dio, cerchiamo di stare calmi, cerchiamo di stare calmi. Senti, Giovanna, questo signore, è il padre di Abele. Chi l'ha detto? Lui. Ha detto il padre? Lei ha detto di essere il padre? Perché ne conosce un altro? Sì, so che è un altro. Davvero? Perché insiste a farsi passare per il padre? Non è lei, lo so. È inutile dire cose non vere. Tanto più che noi ci conosciamo già. Sì, almeno di vista, ci siamo già incontrati. Noi, incontrati? Evidentemente lei non ricorda. Di fronte alla casa di Bice stavamo accanto a un'automobile, un taxi. Lei sopraggiunse in motocicletta, era presso a poco nella stessa tenuta di adesso. Veniva verso di noi. E fu allora che Bice mi disse un po' spaventata: se ne vada subito, per carità. E arriva il mio fidanzato, è geloso di tutti. Io? Lei, lei. Bice scappò in casa, io invece aspettai che lei si avvicinasse prima di ripartire. E così l'ho vista da vicino, benissimo. La riconosco. Strano che a lei la mia faccia non dica invece niente. Strano perché anche lei si voltò a guardarmi prima di entrare in casa, a lungo, tutto il tempo che impiegò a sistemare la motocicletta. Che memoria. Pensi che saranno 3 anni fa? No, qualcosa meno. È vero, è vero. Era proprio lei quel giorno. E non veniva, suppongo, per la propaganda elettorale da parte del prete. No, ero venuta per Abele. Sono sempre venuta per Abele. Non era la prima volta che venivo quella. Non capisco, ma allora Bice non poteva dirle la verità. Già, e scelse la politica. Io aveva scelto bene, sa che la politica è il mio debole. Sa, signora, che lo mandai a quel paese quella volta? Sì. Bice mi aveva detto che lei era venuta per la propaganda elettorale, che l'indirizzo gliel'aveva dato il prete. Si immagini che cosa le sputai contro. A lei e al prete. E invece, tutto inventato di sana pianta. Fino a poco fa io credevo che Bice fosse una ragazza semplice, proprio incapace di... No. Lei, signora, dopo quella volta si è fatta più viva? Come no? Mi sono rifatta viva circa 6 mesi dopo, il 5 di settembre, quando vi siete sposati. Lei era lo sposalizio, impossibile. No, 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 io non c'ero, però mandai un regalo. La radio. Manda una radio, piccola, Tascavi, l'americana, era sua. Ma guarda un po', era sua. Bisognerà ringraziarla. No, ringrazio anche lei per il regalo, ricevete un biglietto. Bice e libero Casadei, stampato, l'ho conservato. Ho mangiato perfino i confetti, e vede se ci conosciamo. Perché poi lei, professore, non mi ha detto niente prima? Senta, io le do la mia parola che sono tutte novità anche per me. Ecco, io sono qui che ascolto a bocca aperta. Io sapevo, sì, che le due madri si erano incontrate, di questo lei si ricorda, gliene ho parlato. Ma tutto il resto io lo ignoravo. Cose sue, sa, complicazioni sue, che io non conosco nemmeno, che molto più spesso non mi dice nemmeno. Per esempio, anche Abele, vede, per lei una cosa, per me un'altra. Ma cosa c'entra questo discorso? Ma... Sai, Giovanna, tu hai i tuoi segreti, no? E anch'io ho i miei. Però io cerco sempre di dire la verità. Però quando non posso dirla, preferisco tacere, non parlare. Ma perché? Il signore è forse venuto qui a dirti la verità, ma se ti ha detto che il padre di Abele non è vero, e allora? Da questo è nato il nostro discorso, no? Da una menzogna sua, sua. Già, già, ma perché lei ha detto io sono il padre se poi non lo è? Ma per farsi forte, chiaro, un padre è sempre un padre se può dimostrare di esserlo veramente, ma lui non lo è, sta sicuro. Ma scusi, lei il padre lo conosce? No, no. Il padre non lo conosce nessuno. Nessuno? Nemmeno Bici lo conosce? Ma che discorsi. Lei fino a un momento fa non sapeva neppure, non sospettava nemmeno lontanamente che Bici avesse avuto un figlio prima. È vero? Non ho bisogno che mi dica di sì, lo so di sicuro. E se vogliamo continuare a spiegarci, non cerchiamo di fare i furbi, è vero?
Senti. Oh no, la conosco, è la gente di campagna, sai, se la conosco. Con me però sbaglia. Ma insomma, quello che dice Giovanna a me pare giusto, ecco, soprattutto nella sostanza. E allora va bene, parliamo chiaro, diciamo le cose come stanno veramente. Ma sì. Ma sì, ma sì. Ho detto di essere il padre soltanto per cercare di risparmiarmi una vergogna. Per tentare di non far sapere a nessuno, nemmeno a loro, che Bice il figlio l'aveva avuto con un altro. La vergogna, signora mia. La vergogna la proviamo tutti, no? È contenta adesso? Ne ho passate, sapesse, in questi ultimi giorni. È stato il terremoto, in casa mia e nella mia testa. Un uomo come me dover sopportare quello che ho sopportato io di umiliazioni. E senza potermi ribellare, senza poter tappare la bocca a nessuno, perché era vero, era tutto verissimo. C'è da tirarsi un colpo. 3, 4 giorni che sono dei secoli. Senta, senta. Si calmi un po' e si tolga questa giacca di cuore. No, guardi, mi lasci così, mi lasci sfogare, sto meglio. Vabbè, come vuole lei. Mi rendo conto che una rivelazione così improvvisa possa anche far perdere la testa. Non capisco chi possa aver parlato se nessuno sapeva niente. Sì, nessuno. Credeva Bice. Credevate voi donne che nessuno sapesse tranne voi. C'è sempre qualcuno che le sa le cose e le dice al momento giusto. E chi è che può averlo detto? Bice no. Ah, Bice no, magari. Il prete! Ma che prete? Ma che prete? Io non ho mai avuto niente a che fare col prete, sono di un'altra parrocchia, io. E allora come l'ha saputo? Giovanna, scusa, sai, questi sono fatti loro, ognuno ha il diritto di custodire i propri segreti, scusa. Lo sente? È davvero un signore per bene? Educato? Ma niente fuori posto? Con lui vanno d'accordo tutti. Siamo diversi, vede? Io invece in certi casi non sono disposta a rispettare nessun segreto. In questo caso poi vorrei sapere di più, vorrei sapere tutto subito. E anch'io in questi giorni sono contro i segreti. Bravo. E poi con lei, con loro, a che servono? La signora tanto sa tutto. So tutto, è per questo che non ho pace, mi agito, perché so chi ignora vive tranquillo, beato lui. Anche lei prima di sapere era in pace, no? Prima. A che pensa? Avanti, parli. Sì. Sì, sì. Io sono il fattore di una tenuta. Lo dicevo anche prima a suo marito e... non è facile tenere a bada i contadini. Io poi col mio carattere... L'altra settimana con uno veniamo alle strette, c'era... una vecchia ruggine. Insomma, a farla breve, gli dico, ti mando via dal podere sui due piedi. E lui di colpo si fa arrogante, quasi minaccioso. A parole, Mi dice di pensarci bene a quello che faccio, o se voglio scherzare, che se proprio voglio mandarlo via, non mi conviene. A me! Gli vado sotto con le mani perché so come va presa quella gente lì. Ma lui niente. Una sicurezza del fatto suo... un certo tono di sfida, non lo so cosa sia, cosa possa essere. Non mi conviene! Che cosa non mi conviene? E mi prende un timore nelle ossa, non grido più. Continuo a minacciarlo, ma in tutt'altro modo. Gli dico che se parla lo perdono e se non parla invece lo caccio via. A questo mi riduco. E lui... mi inchioda lì. C'è tanti modi di rubare, dice. Sul peso, sul raccolto, ma anche sull'amore. Abbiamo tutti qualcosa da tenere nascosto. Mi aveva veramente inchiodato. Gli diedi lo stesso uno schiaffo da farmi male la mano, ma aveva detto la verità. Lo sapevo. Poi volli le prove. Dunque sapeva tutto? Sì, aveva detto la verità. Ma non sapeva chi fosse il padre vero? No. E lei non cerca di saperlo? Se lo sapesse potrebbe andare dal padre. Ma non scherziamo, signora, io non cerco il padre. Io voglio Abele. Ah,
E chi gliel'ha detto che il bambino l'avevo io? Bici. Ah, Bici. Proprio Bici. Chissà come gliel'avrà strappata la confessione. Credevo anch'io che l'avrei ammazzata. E invece... non sappiamo nemmeno noi come le prendiamo certe cose gravi, enormi. Le ho detto... non ti ammazzo, non ti caccio via, ma voglio vedere il bambino. Ma perché? Perché? Ma non lo so! Ma lo so nemmeno io il perché. Mi va di essere buono, di perdonare. Ecco, mi va di prendere il bambino che non è mio. Gli do il nome, tutto. Sono qui per questo, per accordarci. Sicché lei è deciso di andare fino in fondo. È la stessa domanda che gli ho fatto io prima di chiamarti, Giovanna. È deciso, dice che rivuole Abele a tutti i costi. Un puntiglio. Sarà, ma vogliamo indietro il bambino. Ne avremo il diritto, no? No, 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 nessun diritto. Per via della lettera dice di no. Ma che lettera? Ma non soltanto della lettera. Ma lei parla di diritti, ma con che coraggio? E i miei diritti, e i nostri diritti, lei non li ha considerati. Ma cosa credeva che le dicessimo? Ecco il bambino, se lo prenda pure, un piandarello, vero, tutto è finito. Lei deve ascoltarmi bene e deve mettersi in testa una sola cosa. Abele non esce di qui, i diritti sono dalla mia parte, tutti. Ma che tutti? Tutti, tutti, tutti. Ma non vorremmo mettere di mezzo gli avvocati? Ma mette di mezzo chi vuole, gli avvocati, Geste, anche il Papa, vedremo. Oh, lei credeva di trovarmi impreparata? Sì, impreparata. Sono anni che ho pensato a un momento come questo e ho i mezzi per parare tutti i colpi, l'ho previste tutte. Oh, impreparata. Senta, io sono venuto per arrivare a un accordo, non dico mica che non dovrà vedere più Abele. Oh, grazie tante, lei è disposta a mostrarmelo, quanti giorni all'anno? Ma con che idea è venuto? Lei chiede la restituzione di un bambino come se si trattasse di una cosa, vero? Un oggetto che si dà e poi si riprende. Ma Bice, non le ha detto come ce lo siamo fatto nostro questo bambino? Non le ha detto in che misura ci appartiene? Dobbiamo essere noi a dirglielo, eh? Chissà che non capisca, però mi raccomando, abbassiamo il tono, abbassiamo il tono. Noi cerchiamo di capire loro e loro cercheranno di capire noi, ecco. Vabbè, dica. Dica pure, professore, ascolto. Vede, noi non abbiamo mai avuto bambini. Ma cosa c'entra questo, Eugenio? Ma ascolti. Ma lasci? E lasci parlare, professore. Ah, lei è più gradito, vero? Ci parlo meglio, sì. E parla pure tu, allora. Senza bambini, senza figli, con un vuoto nella casa, specialmente mia moglie. Ma no, caro. E allora decidemmo di adottarne uno. Ma no, io ero anzi contraria a prendere bambini da altri. Sì. Ma sì, non fu una decisione così a freddo. Ma sì, lo incontrai casualmente, esatto, il bambino. Esatto, quello che dice mia moglie è giusto. Lo incontrammo durante una visita all'orfanotrofio. Aveva due anni, Abele. Sì, lei lo vide, lo rivide, e allora si decise di adottarlo, è vero, oh, di prenderlo con come lui. Come racconti male, santo Dio. Perché? Ma sì, che freddo, che gelo, lo vide, lo rivide. Ma come si fa a esprimersi così? Dovrà capire lui. Ma capisco benissimo, ma signora. Ma no, che sì, non può aver capito. Sì, lei vorrebbe fare un po' più di scena, così. Ma che scena? Ma lei chiama scena l'espressione dei sentimenti? Oh. Vedo Abele, un piccino, il più piccino di tutti. Le ho detto 2 anni, con una certa espressione negli occhi di uno che cerca, cercava senza sapere, cercava, che tenerezza faceva. Se avessi avuto un figlio l'avrei voluto così. La madre superiora mi dice che è capitato lì come gli altri, abbandonato. Ma come si può abbandonare un piccino così? Lo prendo io, mi sento il desiderio di qui, sa? Qui proprio dal fondo. Lo prendiamo noi, dica Eugenio. Vi voglio già bene. Lo amo. Mi misi a piangere quella stessa sera a casa pensando che Abele dormiva in quelle camerate, forse al freddo. E poi mangiare, pensavo, quelle pappe, quelle brode che gli danno con quei grossi ramaioli. Soffrì. Lo prendemmo subito da noi. 2 anni aveva. L'ho preso a 2 anni. Mamma, papà, imparo subito. Sembrava che fosse impaziente di dirlo. Fu il nostro bambino. Quando lo prese non sapeva chi era la madre? No, non lo sapeva nessuno, nemmeno le suore. E allora com'è successo? No, veramente c'era qualcuno che lo sapeva. Chi? Lo sapeva il parroco. Ah, glielo diede lui allora l'indirizzo della madre. Sì, non sapeva a chi rivolgermi e allora pensai al prete. Eh già. Loro sanno tutto. Si rese conto che il bambino era in buone mani e parlò. Non doveva parlare. Perché?
Oh, ma non l'aveva mica saputo in confessione, oh bella. Ma un prete in questi casi di coscienza che cosa pensa? All'avvenire del bambino, alla famiglia che l'adotta, all'educazione che gli si dà, alla salvezza della sua anima. Queste sono le cose che contano. Io sono religiosa. Io no. Oh, me ne ero accorta. Che cos'è lei? Uno che lavora e il bambino non lo manderò dal prete, stia pur sicura. Ma lei ne parla come se potesse mandarglielo, ma non avrà nessun bisogno di prendere di queste decisioni, sa? Almeno per quello che riguarda Bele. Si vedrà! Oh, sì, sì, certo che si vedrà! Perché il prete, se voleva fare il suo dovere, doveva cercare ad avvertire la madre e convincerla a riprendersi il bambino. Io lo so quello che un prete deve fare! Il prete conosceva troppo bene la madre per sperare di ottenere qualcosa. Come sarebbe? Come sarebbe che conosceva bene la madre? Ma perché lei ammira, lei loda quella madre? Ma sentilo un po', ci vorrà un po' di compassione, si fa presto a giudicare. Ecco, ecco, noi guardi, non vogliamo giudicare, noi vogliamo semplicemente capire, va bene? È molto bello che lei l'abbia perdonata, è anzi più bello che lei ormai si sia attaccato improvvisamente al bambino, ma questo però non cambia le cose. Il prete dunque le dice... chi è la madre vera? E io affronto la madre, che nega da principio, giura, spergiura. Lo credo, si trova di fronte a un'estranea. Poi si arrende all'evidenza, ammette. Beh, e cosa succede con Bice allora? Ma lei crede che si sia interessata al bambino? Con me, come sta, chi siamo noi? Ma no, si è spaventata. Soltanto spaventata che si potesse sapere. E quando ha capito che io ero lì per ottenere la promessa formale che mai e poi mai, né allora né poi, avrebbe più preteso la restituzione di Abel, allora, mi ha abbracciato con riconoscenza. Sì, mi ha promesso tutto quello che volevo, mi ha raccontato la sua vita. Che cosa le ha raccontato? Quello che avrà raccontato anche a lei in questi giorni di sincerità, di confessioni, immagino almeno. Mi disse che era fidanzata con lei, un uomo rigido che se avesse anche lontanamente supposto la verità l'avrebbe abbandonata. Era soltanto preoccupata di arrivare a sposarsi a qualunque costo. È riuscito, è riuscito. Non ho saputo niente. E quando l'ho saputo non l'ho né scacciata né ammazzata. E sono qui a riprendere quello che è nostro. Sì! Nostro! Se conta ancora il sangue! No, no, in questo caso non conta più il sangue. L'abbandonò a suo tempo il sangue sulla madre. Lo rifiutò prima perché doveva sposare il fattore, che se avesse saputo l'avrebbe ammazzata. Solo oggi sente la voce del sangue. Solo oggi si intenerisce, si commuove e pretende. Perché? Perché il marito non l'ha scacciata. E poi sarà vero? Chi è che pretende? Lei o Bice? Finora è lei che si è presentato, lei che non conta proprio niente in questa faccenda. Ma Bice? Dov'è Bice? E la madre non sa mai che conta. E perché non è qui, se è davvero lei che rivuole il bambino? Perché non si presenta lei? Sono stato io a tenerla lontana, non volevo mescolarla. No, non si deve invece mescolare, non può restare fuori. Il figlio era suo, no? E dovrebbe restare fuori? Me la porti presto, che sentiremo cose nuove. Gliela porto subito. Oh, anche domani. No, ho detto subito. È già qui. Qui? E dov'è? Mi aspetta lì sotto, al caffè di fronte. La porto su. La porti pure su. Ecco, noi l'aspettiamo. La faccia salire, la prego. Troppo presto stavolta? Siete ancora qui? Si è fatto buio, non si può più giocare. Abel! Ma che sciocchezza, Giovanna! Non te lo ruba, sai! Non te lo ruba! Aspetto Bicio. Sta di là e non muoverti, per nessuna ragione. Posso anche andare a dormire? No, è presto. Sta buono. Sta buono. Vedi come saranno intesi bene quei due. Ha mandato prima il marito sperando che riuscisse, ma lei si teneva a portata di mano, pronta a intervenire. Che gente.
Pensi che tornerà? Ma perché? Perché non dovrebbero tornare? Mi sembra così assurdo il loro comportamento. La ragione di tanto accanimento, mi domando. Lasciare le cose come sono conveniva a lei, ma anche a lui. E invece... è così difficile stabilire quello che ci conviene? Ma qua è chiaro. Non voleva che si sapesse, per questo l'ha abbandonato. E anche lui parla di vergogna e poi vogliono il bambino che è la prova della vergogna. A meno che... Cosa? Oh, sembra perfino che ti diverta. Figurati, cara, io mi sforzo di capirti. A meno che... sentiamo. A meno che non sia tutta una messa in scena, la ragione vera sia un'altra. No, e quale, scusa? L'interesse. Ci hai pensato all'interesse? No, ma non con noi, perché ha messo le mani avanti prima. Non con noi, magari. Sono motivi di parentela, un'eredità. Ma chi lo sa, avranno bisogno di un figlio subito. Ma sì, perché altrimenti come si spiega? Anche a proposito del padre, hai sentito? Hai sentito? Chissà che padre li avrà inventato. Ma Bice non suppone che tu sappia la verità sul padre? No, Bice non me lo disse mai chi era, fece soltanto qualche accenno. Io sono certa che deve esserci una ragione precisa che ci sfugge. E se fossero Giovanna meno, così, migliori di quello che noi crediamo, cioè meno interessati, voglio dire, più portati verso i sentimenti naturali, no, verso i sentimenti sinceri per il bambino? No. Lui forse mi urta con quei suoi modi, ma in fondo lui deve sentire qualche cosa, ma lei no. Lei no, assolutamente, la conosco troppo bene, no. Bice c'è davvero? Ah, lo credo. Guarda! Sì. E sì? Escono insieme dal bar. Ma certamente. Ritorneranno. Si capisce? Ma perché? Avevi pensato si trattasse di una commedia, forse? Oh, non si sa mai con quelli. O era la segreta speranza che non si facessero più vivi? Non ti sapevo così diffidente, Giovanna. Quante cose di me ancora non conosci. Ma veramente non sentivo il bisogno di questo ulteriore accrescimento di conoscenza, ma però tutto può servire. Vengono! Eugenio! Non lasciarmi sola a difendere Abele, soltanto questo ti chiedo. Giovanni, credi che sia proprio un bene questa nostra decisione assoluta? Credi che non sia meglio venire a un accordo? Credi proprio che sia necessario andare fino all'estremo limite di queste cose? No, è impossibile. Impossibile, non è qualcosa che si possa dividere. Per te sì. Come sei generoso tu con la roba degli altri, con i sentimenti degli altri. Ma credi che non l'abbia capito che Abele non ti appartiene, che non lo senti tuo come lo sento io? Sì, è probabile questo. Tu l'hai subito, non desiderato, quel bambino, di la verità. Adesso tu esageri, subito, poi no. Adottarlo è stato in fondo una compiacenza verso di me, dillo. Certo, io l'ho fatto più per te che per me. Ma non l'ami. Amare, Dio mio, me l'aspettavo questa frase. Amoso mio, ecco. Amoso mio, sì, l'amo. Che cosa ami tu veramente? Non a modo tuo. Che cosa hai amato? Chi? Senti, hai nemmeno mai amato. Giovanna, per amor di Dio, per carità, lasciamo questo discorso, lasciamo questo argomento. Non è questo il momento, eh? Sì, hai ragione, scusami. Non è questo il momento. Cosa fanno? Cosa fanno? Perché non sono già qui? Perché non sono... Tesoro, le scale, tutte le scale, capisci? Eccoli qua. Eugenio, ti scongiuro, sii forte. Sii dalla mia parte, non cedere in nulla. Anche se tu non vuoi darmi ragione, ma in faccia a loro ti prego, dammi ragione lo stesso, ti prego. Senti, io sono legata a Belle, lo sai. Se tu non vuoi che io commetta una pazzia, difendi a Belle, ti prego, coi denti. Come lo difendo io, eh? Abele è nostro. Entra pure, Bici. Signora,
Ti sei un po' sciupata. Sì, capirà. Piangi. Piangi pure, Bice. Ci possiamo anche ritirare noi due. Vi vorreste ritirare? Bice preferirebbe parlare da sola con lei. Vuoi parlarmi da sola? Se crede. Ti capisco, mia cara. Non gliela fai più. Tenerti chiusa per delle ore in quel bar. Però mi dispiace. Ma non è possibile. Siamo ormai arrivati troppo avanti noi due per parlare in segreto da sole. Dobbiamo purtroppo parlare in pubblico. E senza pudori. Senza reticenze. E senza bugie soprattutto. Mio Dio, com'è cambiata, signore. Da come la conoscevo io. Allora mi sembrava la bontà personificata. Sembrava. Non sono mai stata buona come forse hai creduto tu. Ma ha fatto perfino un'altra voce. Ma perché ce l'ha con me? Non mi pare di averla con te. Non mi ha dato nemmeno la mano. Ricordo che prima mi baciava addirittura. Ti baciava? Beh, lasci che glielo dia io un bacio, se mi è ancora amica. Dovevi avvertirmi, erano i nostri patti, qualunque cosa fosse successa. Ma questa signora non la potevo prevedere, non ho potuto. Perché? Ma come facevo? Chiusa in casa da quando è scoppiata la bomba, tappata. Se avessi cercato di uscire, di parlare con lei o di farla avvertire da qualcuno, io dico che mi avrebbe ammazzata. Non è vero, chi t'ha toccata? Dimmi se t'ho toccata. No, toccata no, ma ho avuto paura lo stesso. C'era il fucile da caccia in casa, carico. Il gentiluomo la minacciava col fucile da caccia. Facevo quello che mi pare. No, siccome prima parlava di bontà, che si era sentito invaso da un impeto di bontà. Volevo sapere la verità. Con qualunque mezzo? Con qualunque mezzo. E tu gliel'hai detta? Sì. Gliel'hai proprio detta? Sì. Intera? Sì, sì. Allora non c'è più niente da tacere. Hai già detto tutto tu? Certo. Va bene. Lui sa già tutto. Oh, benissimo. Questa mi sembra la condizione ideale per parlare liberamente, senza reticenze. Noi sappiamo tutto. Noi tutti. Avanti, sentiamo. Abele. L'idea di riprendersi Abele di chi è stata? Sua o tua? Mia. E tu? Ma io non potevo nemmeno supporre che lui avrebbe voluto riprendersi il bambino. Tu però hai consentito dopo. Ho consentito, ho detto vediamo. Non gli hai detto che il bambino non c'era più? Ma perché dovevo dirgli che non c'era più? Perché era come scomparso, era come morto, per te non gliel'hai detto questo. No, al contrario, anzi, tu gli hai detto dove poteva trovarlo, nome, cognome, indirizzo. E che cosa mi avevi promesso invece? No, dillo che cosa mi avevi promesso, giurato. Ma sì, si promette una cosa in un momento e poi nel cuore se ne desidera un'altra, mi deve capire. Ah sì, allora lei vorrebbe dire che nemmeno allora intese rinunciarvi col cuore? No, col questo cuore. Vorrebbe dire? E come può una madre rinunciare col cuore? Mai. Mi sforzai di dimenticarlo. Lo considerai perduto, proprio perduto. Ma da quando Libero mi ha detto voglio vederlo, ho cominciato a sperare anch'io. Ho desiderato anch'io di rivederlo. Rivederlo o riaverlo? Anche riaverlo, e signora. La promessa che aveva fatto allora? Allora lei desidera rinunciare a quello cui aveva promesso? E allora lei non fa una questione di diritto? Lei vorrebbe riavere il bambino, viene a chiedere grazie a noi. Il figlio è sempre mio! Rispondi a tono! Non fingere di non capire quello che dice il professore. Tu gliel'hai dato il figlio, è per sempre! Gliel'hai dato, anche garantito! Sì, ma sì, sono un mostro! Smettila di piangere, perché non hai detto che gli avevi dato anche una lettera? Ma... e che lettera? Una lettera in cui gli lasciavi il figlio per sempre! Io non l'ho mai scritta! Scritta e firmata! Ma non è vero! Bice, non essere falsa fino a questo punto, lo so! Ma giuro! Non giurare! Ma giuro che non l'ho mai firmato! Ma signora, lei ha detto che io l'ho firmata. Ah, me la voleva, sì, far firmare. Ha insistito tanto, ma io non ho mai voluto farlo. Signora, se quella lettera è firmata, la firma è falsa. Ma è incredibile tanta ostinazione nel voler negare l'evidenza. Tutti quanti sappiamo tutto e lei no. Lei continua a negare. Ma perché? Senta, signora, perché? Questo lettera gliela sbatta in faccia, questa falsa bugiarda. Andiamo, la smetta. Oh, e non faccia prudezze. Bici non ha mai firmato quella lettera. Chi ha detto che l'aveva firmata? Io? Sono stato io, Giovanna Diglio. Tu? Non io. Hai fatto male.
Imparerai a parlare meno. Ma fosti tu, Giovanna, a dirmelo, no? Ti mentì. Guardateli quei due. Adesso lei si è rifatta con questo colpo l'onestà e lui ora le crederà su tutto. E lei la bugiarda, la falsa. Sì, sì, anch'io. Anch'io. Perché non dovrei esserlo anch'io? Ma non me ne vergogno affatto. Ma scusa un po', Giovanna, la ragione di questa menzogna con me non la capisco. Volevo che tutti aveste la certezza, anche giuridica, che Abele era definitivamente nostro, senza più dubbi. I dubbi sono contagiosi. Eri tu, Giovanna, eri tu che avevi dei dubbi e volevi placarli, assicurandoti... scusa, non io. No, io non capisco questo, scusa. Peggio per te se non capisci. No, non lo capisco. Io non capisco la ragione di questa menzogna gratuita, inutile, ecco, non la capisco. Ma è possibile che qua nessuno riesca a dire la verità? Ma io mi ci perdo in mezzo a tante menzogne. E sarà meglio che io me ne vado, perché è inutile, perfettamente inutile che io stia qui a fare lo show. Io le chiedo scusa, signore, per quello che le ho detto prima. Le assicuro che ero in perfetta buona fede. L'ho ben capito, professore. Guardi, professore, rimanga. Fermati, Eugenio. E non scusarti, perché l'impegno c'era. L'impegno c'è anche senza lettera, te lo garantisco io. Perché ti rifiutasti di firmare quella dichiarazione? Di la vera ragione. Sì, non me la sentivo. Mi sforzai, ma non me la sentivo. Mi pareva di compiere un delitto. Di la vera ragione. Dilla. Non faccia la prepotente. La difende anche. Ma l'ha già detto il perché. Fatto sta che non firmò. Questo è l'importante. Perché tutto cambia adesso. Unicamente perché non volevi lasciare in mano a nessuno una prova scritta della tua colpa. Oh, era la scusa quella. Lei insisteva tanto, non voleva lasciarmi più andare. Bugiarda, eri terrorizzata all'idea che lui venisse a sapere. Lui qui, il promesso sposo. Che cosa mi dicesti di Abele? Te lo ricordi? Quando avrò degli altri figli, mi dicesti. Mi dimenticherò perfino di averlo avuto. Ma non è vero, non l'ho mai dimenticato. Avete avuto altri figli? No. Di chi la colpa? Era una promessa che mi avevi fatto. Avrò dei figli, avrò degli altri figli. Con questo tu riusciste a non firmare. Perché non ne hai avuti? Ma lei la deve smettere, sa signora, di fare certe domande. Ma chi crede di essere? Se lo chiedessi io, lei a suo marito, che cosa mi risponderebbe? Che non posso averne. Ma lei no. Lei che può averli perché si accanisce per riavere il mio. Sì, il mio. Ma che è suo, Abele ormai è nostro. Io sarò il padre, anche per la legge. Bel padre. Padre vero, sì, riconosciuto. E lei, signora, mi consideri pure come il padre putativo, si dice così, San Giuseppe. San Giuseppe, non era anche lui il padre putativo? E allora lei, anziché religiosa, la dovrebbe... smetta! E rispetti le cose sacre. Il padre putativo non conta quando c'è un padre vero, se lo ricordi. No, signora, no, basta! Che basta? Che basta? Che cosa gli hai detto tu del padre vero? Gli ho detto tutto. E allora, prima di decidere noi, bisognerà consultare anche il padre. Ci scherzi sopra, signora. Potrebbe finir male. Non scherzo. Le chiedo anzi per quale ragione lei, invece di andare dal padre, sia venuto qui da noi. Avrebbe potuto già portarci il suo consenso. Avremmo risparmiato tutte queste chiacchiere. Lei lo sa che il padre non si trova. Chi lo dice che non si trova? Bice? Alla signora non ho raccontato la verità. Mi vergognavo troppo. Allora m'ha ingannata sulla faccenda del padre. Ti vergognavi di me? Oh, povera piccola. E dimmela adesso la verità. Falla conoscere anche a me. Può darsi che io mi arrenda. Non la tratti così. Io non parlo più. Parlate voi. Io aspetto. Parla tu. Fu all'epoca dell'occupazione. Tedesca? No, quell'altra. Ah. Lei lavorava ancora in fabbrica. Andava su e giù la mattina e la sera. Loro giravano con le camionette. Ecco come successe. Con uno di loro fu. Con chi? No, non lo chiedo a lei, immagino che lei non lo sappia. Avevo altre informazioni. Triste romanzo. Inglese, polacco. Americano. Ah! Vogliamo proprio dare tutte le colpe all'America?
Povera America, deve avere le spalle buone, un figlio di più, tanto. Così il padre allora sarebbe introvabile. È ripartito, scomparso, con la guerra, no, anzi, con la pace. E se vi aiutassi io a rimettervi sulla buona strada? Perché io so dov'è. So chi è. Potrei anche raggiungerlo. Non è vero, non lo sa. Tira a indovinare. Ti dico che lo so! Lei è un uomo, non è uno sciocco. Lei ha creduto alla storia dell'americano, forse è di quelli che credono a tutto. Ma è possibile che questa qui riesca a farle credere delle cose così assurde? Ma che ha? Ma che ci trova lì da farsi incantare? Ma... Non è un americano. È uno di qui il padre. Questa è la bugia che Bici raccontò a me. L'ho controllata. È una bugia vera. È vero? No, non è vero, non è vero! E di che parli? Che dica il nome, chi è? Chi è? Lo dica se lo sa. Lo dica! Io credo che lo sappia. Siete due bugiarde, tutte e due. Non si sa più a chi credere. Professore, è vero, lo conosce anche lei, questo padre? No, no, io non lo so, io non lo conosco. Ma io credo che Giovanna lo sappia, lo conosca, veramente. È uno di qui. È sposato adesso. Guarda che se vero, t'ammazzo, è stavolta, t'ammazzo! Smettetela! Chi è? Smettetela! Voglio sapere chi è! Non mi faccio ammazzare piuttosto che dirtelo! Sei un mostro. Volevi soltanto farti sposare. Tra noi è finita ormai. Va via! Andate fuori! Andate fuori e chiarire i vostri imbrogli! Fuori! Fuori di qui! Uscite! Va bene! Va bene! Oh, tesoro! Ti sei spaventato, vero caro? Ti sei spaventato? Io sono qui. Non è niente. Sono qui vicino a te, amore mio. Non... È Abele. Siamo stati noi a svegliarlo, a spaventarlo, a farlo piangere. Sì. Non può mica finire così. Lo credo bene, ma lei corra, lo raggiunga, eh? No. Cerchi di dirgli qualche cosa, non lo lascia andare via così. Quell'uomo è capace, faccia qualche cosa, lei solo può farlo. Ma sì, lo so. Tu è innamorato. Forse è di sotto che mi aspetta. Non può fare a meno di me. Lei gli vuole bene un po'. E che c'entra l'amore? Ah, già, che c'entra l'amore. È vero. Beh, credo che ci rivedremo. Sì, lo so. Giovanna? Se n'è andata anche lei? Sì, lo raggiunge. C'era da immaginarsi. E domani saranno più uniti, più pericolosi. E torneranno. Non lo credi? Eh sì, è probabile. Bisogna sbrigarsi, difendersi, fare presto. Tieni, ti raccomando. Ti raccomando, Abel, non lasciarlo per nessuna ragione. Beh, cosa fai? Esci ora? Sì. Mi vedi? Ma dove vai? Si può sapere? Dal padre vero. Ma allora tu lo conosci bene? No. Non bene. So chi è. Vi faccio una sorpresa. Povera Giovanna. Sei persino commovente. Pensa a me, Eugenio. Thank you.
Andiamo, Vanna, non fare il tuo solito, sarà questione di un secondo. Entra anche tu, vieni con me. Aspetta un attimo. Signora, mi ha fatto dire che si tratta di una cosa urgente? Per questo mi sono permessa di insistere, altrimenti non avrei mai osato a quest'ora. Sì. Infatti noi stavamo per uscire. Beh, ma... qualche minuto l'abbiamo comunque. Si accomodi, prego. Prego. Cosa delicata. Personale. Ah. Ma mia moglie può ascoltare tutto di me, se si tratta di me. Lei ha qualche cosa di importante che mi riguarda? Forse pensa alla gelosia. Oh no, signora, no. Io so benissimo che loro sono superiori a queste meschinerie borghesi, no. Ma che c'entra? Si può benissimo essere gelosi e non essere borghesi. Io non sono gelosa. Noi non lo Grazie. Siamo. Eppure pensarci bene, noi siamo proprio dei borghesi. E così, signora, dica, dica pure. Un bambino. Un figlio. Un figlio mio? Ah, bravo! La cosa più bella che tu potessi fare. Un figlio. Tuo. Questo sì che dovevi dirmelo. Sì, ma... Scusi, devo ascoltarla seriamente? Seriamente? Bice. Ha detto bice? Sì, ho capito. Bice. Sì, allora può essere. E a lei, signora, chi ha detto che il padre sarei io? Bice. Ma chi è questa bice? Si può sapere? Niente, niente, era... una strana ragazza che non stava mai con una sola persona alla volta. Cioè, una ragazza che viveva la giornata mirando al futuro. Eppure non è... Oh, Bice. Ma chi si rivede? Lei dunque, signore, non ha mai saputo di avere questo figlio? Saputo. Sì, Bice mi disse una volta che temeva di essere rimasta... Ma probabilmente non ero solo io il responsabile. Che garbo! Il Rolando della prima maniera. Faceva il chilometro lanciato a quell'epoca, si immagini. Sì, sì, lo so, era considerato un campione d'automobile. Ma il bambino comunque è suo. Le assomiglia in modo impressionante. Ah, perché lei lo ha visto? L'ho io, adottato da 5 anni. Sarà? E allora? Lei vorrebbe darlo al padre? No, no, signora, per carità, no. Io vorrei soltanto che il padre me lo affidasse legalmente. Sì, 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 questo si può fare, si può studiare. Ma almeno... come? Sai, all'improvviso di avere un figlio. E già ci rinunci, senza nemmeno averlo Siamo, visto. Vanna, cosa pretenderesti che cominciassi a fare un dramma di coscienza? No, cosa c'entra il dramma di coscienza? Ma perché tu ti senti già pervasa da un fervore materno? Oh, spiritoso, lascia stare il fervore materno. Perché poi materno se non sono io la madre. Ma una curiosità, un interesse. Questo sì, lo sento. Ah. Lo trovi strano? No, no, strano no, se tu lo senti. Sì, però... Non hai voluto figli, non vuoi figli. Altro è non volere un figlio, altro è non sentire niente per un figlio che già c'è. Sì, ad ogni modo non si può decidere così su due piedi, signore. Poi adesso è proprio ora di andare. Il bambino lo tiene lei, non Bice? Io. Ma come è riuscita a individuare il padre? L'ho scoperto da sola. Come? Bice, anzi, non ha voluto mai confessarmi che fosse il padre vero. Una volta sola mi confidò che per lei ormai non c'era più speranza perché il padre di Abele, si chiama così il bambino, era in procinto di sposarsi con uno dei migliori partiti della città. Era ormai rassegnata, anche lei in quel periodo pensava al matrimonio, al modo migliore per concluderlo. Ma cosa, Bice si è sposata? Sì. Che strano. No, perché è una ragazza che non mi riusciva di pensare sposata. E lei, signora, come ha fatto a trovarmi? Se le dicessi che sono anni che la seguo. Bici mi aveva detto che lei si interessava ad automobili. Allora mi bastò quella traccia, vede, per mettermi sulla buona strada. E fu così che io non vi persi di vista fino al giorno del vostro matrimonio. Vi siete sposati nella chiesa di San Gaetano.
gli dico tutto, anche le cose per me meno lodevoli, perché lei si renda conto che io non le nascondo nulla. Mandai una lettera a Bice annunciandole il vostro matrimonio, una lettera... Anonima? Eh sì, non firmata. Poi cercai Bice e la feci parlare. Lei, senza vedersene, si tradì. E così seppi che avevo indovinato, avevo trovato il padre di Abel. Che intelligent service! E così, c'era qualcuno che ci spiava, che compilava giorno per giorno la nostra scheda personale, come dei pregiudicati. Lei, signora, mi crede un poliziotto. E invece no, sono una povera donna che ama un figlio che non è suo, che qualcuno tenta di strapparle. Io ho bisogno di lei, ho bisogno del padre, che me lo affidi legalmente. Capisco, io devo andarmene perché loro dovranno scappare e ho già abusato abbastanza. Mi scusi. No. E noi quando ci rivediamo? Quando, anche domani, per me non è che... Vuole che l'accompagniamo a casa, tanto noi stiamo per uscire. Oh no, grazie, non occorre. No, come no. Sì? Sì, Vice Civirani chiede del signore. C'è Vince! Va benissimo! Aspetta, Lisa! Sì, ma senti, non possiamo riceverla adesso, rimandiamo a domani. Prima mi metti in curiosità e poi... Ah, va bene, ma ci aspettano, Vanna, è tardi. Ma telefono che non andiamo, ti annoiava tanto prima. Pregala di attendere un momento. Io vado a telefonare che non ci aspettano più. Fa come ti pare. La prego. Sentirà adesso le bugie. Eh? Perché? È diventata bugiarda? Diventata? È nata bugiarda. Gli uomini sono pessimi giudici delle bugie delle donne. Se ne accorgono solo alla fine, quando ormai non c'è più rimedio. Mi scusi, ma lei è stato veramente innamorato di Bice? Non lo so. Comunque me ne renderò conto subito, appena la vedrò. Ma adesso è calmo? No. Calmissimo. È fatto. Che cosa dicono? Ma parlano di serata rovinata. Comunque non ci aspettano più. Senti, Rolando, mi piacerebbe sentirla da sola con te, questa ragazza. Lei può aspettare un momento di là? Mi pare anche meglio sentire la sua versione, no, Rolando? Ah, sì, sì, forse sì. Si accomodi di qua. Che hai? Sei seccato? Ma no, io no. Piuttosto tu. Che cos'è questo orgasmo che ti ha preso? Mi piace questa avventura improvvisa. Ah, ti piace? Soltanto? Non sarai un po' gelosa? Oh, sono curiosa da morire. Di vederla? Anche. Ma soprattutto di ascoltarla. Di sapere da lei. Ecco, io invece vorrei pregarti di lasciarmela sbrogliare da solo questa faccenda. Ah, niente da fare, tesoro. Andiamo, probabilmente non parlerà se ci senti. Ah, avrò sempre tempo di andarmene via, di lasciarvi solo. Le rievocazioni. Strano, pensavo che tu fronteggiassi meglio gli imprevisti. Hai ragione, è il primo. Mi sono eccitata, scusa. Guarda, mi metto qui in un angolo. Non mi vedrà neppure. E voi intanto parlate, eh? Ma sì, di pure che entri. Beh, considera che ero un altro uomo allora, eh? Ah, lo so. Mettevi al mondo dei figli. Basta questo, no? Poi lei era una ragazza che si fingeva un po', mi pare. Che non sapeva nemmeno truccarsi. Eccola. Rolando. Ah. Mia moglie. Non l'avevo visto. Scusi, prego. Ah, l'ho già messa al corrente di noi, di tutto. Ah sì? Che bravo. Perché non vi sposaste? Ma... Beh, io... Lo sperai per un po', ma
Si può dire che non ebbi nemmeno il tempo di dirglielo. E poi che conta sposarsi? Lei è sposata? Ero. È come se non lo fossi più adesso. Ecco, che cosa ti dicevo? Io non mento. Infatti non sembri sposata, sai? E soprattutto poi non sei cambiata affatto. Tu sì. Tanto. Lo sapevi di avere un bambino? Me lo dicesti tu una volta, sì, ma era proprio mio? I figli li ho solo con gli uomini a cui voglio bene. Quanti ne ha avuti? Quello. E quel figlio non l'ho io, l'ha un'altra donna. Glielo affidai allora con la promessa in giuramento che me l'avrebbe reso a 6 anni, oggi ne ha 7. Ora, quella signora... Si oppone? No. No, anzi, la signora non si oppone, ma è impedita. E da che? Dal prete. Il prete teme che Abele, tornando con me, possa in qualche modo cadere sotto l'influenza di Libero, di mio marito. È un uomo violento e ha certe idee. Ma scusa, se siete separati? Siamo separati così, ma niente di legale, però. Il prete è preoccupato e consiglia a quella signora non rendermi Abele. Quella signora è molto religiosa, di quelle che si fanno un caso di coscienza, tanto che lei vorrebbe restituirmi il figlio. Ah, lei vorrebbe? Sì, sì che vorrebbe, ma chiede almeno una garanzia, quella del padre vero. Perché nel caso che mio marito pretendesse, tu puoi sempre dire no, il figlio è mio, non toccatelo, lasciate fare alla madre, non immischiate. Sì, ma appunto, e allora che cosa dovrei fare, secondo te? Riconoscerlo... legalmente affidarlo a me. Io sono corsa qui a quest'ora per trovare una soluzione subito e non avevo altra scelta. Permesso, Aspetta, Vanna, dove vai? Torno, torno. Mi piace troppo conoscere la verità. Sì, ma... Torno, torno. Mia moglie non ti crede, l'ho capito. Credo che mi odi addirittura. D'altronde anch'io odio lei. Ma perché? Cosa t'ha fatto? T'ha sposato. Non ti pare che basti? Che cosa conta sposarsi? Non l'hai detto anche tu un momento fa? Sei innamorato. Ma quante cose vuoi sapere? Eh già, non si può sapere. Io, te e Abele. Ma pensa come sarebbe stato bello. Ma siamo stati pazzi tutti. Mi lasci entrare, no. Signora, la prego. Ci sono anch'io, sai, ti ho preceduta stavolta. Non lo credevi che conoscessi il padre, vero? Non lo credevi. Rolando, perché mi hai nascosto che... Ma no, ma io non ho nascosto nulla a nessuno. Ognuno ha il diritto di dire la propria verità. E io dovevo conoscere qual era la tua, Bici. Tutte bugie. Il marito, la separazione, il prete, il mio giuramento, tutte bugie. E allora vorremmo almeno sapere la verità. Oh, ma lei che c'entra? Perché si agita tanto? Lei è fuori, lei non ha niente di suo in gioco. Non può assistere a questo dramma come assisterebbe a una commedia, signora, a uno spettacolo. Ma lei mi scusi, signora, si diverte troppo, mi pare. Le chiediamo almeno un po' di rispetto. Anche le sue bugie dovrei rispettare. Beh, sì, Vanna... Credo di sì, sarebbe meglio, perché in fondo sono bugie che hanno uno scopo serio. Ha uno scopo serio? E se vi dicessi invece che mi fa un po' ridere questa situazione? Voi tre. Siete voi tre che mi fate ridere. C'è solo quel povero bambino che mi fa pena. Non lo conosco, ma mi fa pena. Ma è vero, è giusto questo che dice Vanna, eh? Sì, noi siamo qui a contenderci un figlio che soltanto lei conosce. E noi... Beh, adesso non so tu, Vice, ma io, per esempio, non l'ho mai visto. Ecco, almeno vederlo, si potrà? Si può quando vuole, ma che cosa cambierebbe questo? Ma forse che lei si comporterebbe in modo diverso a seconda che lo troverà bello o brutto, biondo o bruno? No, non mi dica questo, vero? No, non sarebbe serio. Beh, non sarà serio, ma sono impressioni che contano, per me almeno. Sì. Poi adesso non glielo so spiegare perché, ma... Ma io penso che... Ho bisogno di vederlo, questo bambino, per continuare questa disputa, questa contesa, no? Vediamolo. Ha detto che lo tiene con sé, no? Veramente? Beh, suo marito potrebbe portarlo qui. Qui?
Adesso? Ma di che ha paura? Temo soltanto che noi non lo sapremo guardare. Volete vederlo? Qui? Sarebbe meglio se non la disturba troppo. Pronto? Pronto, Eugenio? Ah, sì, sono io. Non è successo niente. Senti, potresti raggiungermi qui subito con Abel? Sì, adesso. Ah, aspetta. Dorme. Si è addormentato da poco. Beh, non può svegliarlo. Ma dovrà vestirlo, dice che fa freddo fuori. Ma a 7 anni? Andiamo. Io a 7 anni... Oh, non cerchi scuse, lo faccio portare qui. Pronto, Eugenio? Senti, non importa. Sveglialo pure e vestilo. Sì, sì. Il cappotto, mi raccomando, metti il cappotto. Ma no. Ma no, caro, non è successo niente. No, è soltanto che il padre che desidera vederlo è già, si capisce, è naturale, sì. Allora, prendi un taxi. Viale Biancamano 75. Quarto piano. Rolando Ranieri. Non aspettare l'ascensore, perché è guasto. Sì. Sì, va bene. Ciao. Soddisfatti. Stiamo attenti però come parliamo in faccia a lui, vero? Perché si è già spaventato una volta stasera a casa. Se non sia peggio qui. Ve ne supplico. Ma non sarà certo il bimbo neanche se avesse volato. Ti lasci passare! No, no, non lo lasci entrare, è mio marito! Ma no, non aver paura, Bice. Non ti faccio niente. Sì, ti conosco, capace di battermi anche in faccia alla gente. Si accomodi, ma è casa nostra. Che sei venuto a fare qui? Dal padre del mio bambino. Ma tu piuttosto, come hai fatto a trovarmi? Ti ho seguita da quando sei uscita dalla casa del professore. Oh. Ecco come ho fatto. Ah, allora aspettava sotto da un pezzo. Sì, da un pezzo. Aspettavo che uscisse. Poi, d'un tratto... mi è passata per la testa l'idea che tu fossi venuta a cercare proprio il padre. Allora sono entrato. Ho suonato a 3 o 4 porte. E adesso che mi hai trovato, che vuoi? Guardarlo bene in faccia, quel signore qui. E non scordarmelo più fino al giorno in cui faremo piazza pulita di tutta la gente come lui. E anche il coraggio di parlare, di minacciare, hai il coraggio di difenderla ancora. Ma lo mandi fuori. Ma no, ma perché fuori? Perché vuol fare piazza pulita della gente come me. Anzi, io credo che lei abbia ragione. Lo sa che è tanto tempo che noi aspettiamo qualcuno che si decide e ci faccia finalmente fuori? Su serio, sa? Solo che dovete far presto. Sì, perché se entrando in una casa come questa fate tanto di mettervi a sedere in una di quelle poltrone, beh, correte il rischio di non alzarvi più, di entrare nel nostro gioco di chiacchiere inutili. Correte il rischio di farvi passare la voglia. Fate presto, mi raccomando. E non mettetevi a sedere. Stia tranquillo che me ne vado. Andiamo, Vice. No. Va bene? Va bene. Non mi interessa più. Mi basti tu, così come sei. Con tutto quello che ho saputo non importa. Sempre meglio la verità. Andiamocene, no. Vice. No, come sono fatti gli uomini. Mi ha obbligato a mentirgli per anni, perché guai, guai se gli avessi detto quello che ero, quello che avevo fatto, guai. Poi un bel giorno la verità viene fuori ed ecco che saltano su a dirti ti amo lo stesso, così come sei, restiamo insieme, come prima. No, non è possibile.
Ci avete spinto fin dentro la verità? Siete riusciti a smascherarci? Ci avete costretto ad essere per una volta sincere? E allora? Perché tanto scompiglio? No, no, non ho più voglia di tornare come prima, basta. E che vorresti fare allora? Voglio Abele. Voglio qualcosa che non avevo prima, a cui prima avevo dovuto rinunciare, lo voglio io adesso. Ah, tu lo capisco, ci puoi rinunciare, ma io no, non posso più adesso. Per me non conta più la ragione, il torto, conti tu, lo sai, ma che facciamo qui? Abele sta per arrivare, Rolando lo vuol vedere. La invidio. Fossi io al suo posto. Scoprire un figlio. No, senti, Bice, io direi di lasciarlo dov'è. Tanto non l'avremo né tu né io, che siamo i soli che potrebbero pretenderlo. In fondo l'abbiamo abbandonato tutte e due per egoismo e mi pare che una punizione ci voglia. Lasciamolo dov'è? Ma no, no. È la paura. Paura di che? Paura, paura anche di vederlo. No, Vanna, se ho detto io, portiamolo qui. Sì, l'hai detto, ma sei già pentito. Ti conosco, Rolando. Temi già di poterti attaccare a lui, al figlio. Qualcosa che ti costringerebbe a cambiare vita, a sacrificarti. E non vuoi. Hai paura. Tu hai paura di amare, Rolando. Paura d'amare? Chi lo sa? Potresti aver ragione. Vanna, non credi che sia pericoloso spingermi ad amare, come dici tu? Lo immagini quello che potrebbe accadere? Qualunque cosa accada, è sempre preferibile a questa apatia. Lei spinge suo marito contro di me? Non contro di lei, signora, ma verso suo figlio. Non possono capire. Bisogna provare. Io sono qua a difendere non quello che io ho partorito, ma quello che ho modellato, quello che ho plasmato in un certo modo. Una gentilezza d'animo. Una sensibilità che io le ho instillato giorno per giorno, gesto per gesto. Quello che io le ho insegnato è sua insaputa. I colori, il cielo, il coraggio, un Dio. Il mio Dio, vi rendete conto? Mio Dio che lui ha imparato a sentire, direi, a vedere. Io difendo certi pianti, certi sorrisi che io ho provocato, che io ho consolato. Difendo il crescere di una vita che è mia, più che se l'avessi generata io, più. E il mio, perdonatemi, ma è un amore più puro di quello di una madre. Ma io, noi... In nome di che parliamo? Per quale sentimento ci agitiamo? Non voce del cuore, non del sangue. Non l'abbiamo nemmeno mai visto il bambino. Io sì. E lei sì, va bene. Ma io? Quale sarebbe il sentimento che mi spingerebbe a dire prendiamolo noi? Lo voglio anch'io. È gelosia, signora, gelosia. Gelosia? Sì, gelosia. Voglia di contenderla a Bice, la madre vera. Gelosia, gelosia. Non è vero. Non è gelosia. O almeno non è soltanto gelosia. Va bene, ammettiamo. E allora che cosa vuol concludere? Ma che Abele è di tutti? Che può considerarsi di tutti noi? Dal momento che tutti lo vogliamo, per una ragione, per un'altra vuol dire che tutti lo amiamo. Di più, di meno, ognuno a modo suo. Ma di tutti non può essere. Ma tutti non può restare, sarebbe mostruoso. Ma perché? Ma in una situazione normale forse sarebbe mostruoso, ma nel nostro caso no. Ma c'è qui una madre vera che non ha mai fatto da madre. E da madre invece... Ho fatto un'altra donna, che madre non è. C'è un padre che non ha mai saputo di questo figlio. E quando l'ha saputo, ha continuato a non volerne sapere perché, dice lui, non si sente di dovere di poter fare il padre. E noi, io, il signore, e forse anche suo marito, noi che non siamo né madri né padri, noi ci arrabattiamo ugualmente vicino a questo bambino, come se davvero fosse un po' nostro. Ce lo sentiamo già vicino, Lo vorremmo trattenere, lo aspettiamo con ansia. È veramente un figlio straordinario, questa Abele. Pensiamoci. Il mio sembra un ragionamento fatto col cervello. E invece è proprio la realtà. Ora io dico che se noi sapessimo essere, dica. Ma sì, volevo dire essere buoni. Ma mi fa un po' ridere questa parola.
Comunque adesso non riesco a trovarne un'altra. Dicevo, se noi sapessimo essere buoni, Abele potrebbe davvero essere il figlio di tutti noi. Ma non sente che è mostruoso soltanto a pensarci? No, mi fa piacere che lo dica lei. Un padre e una madre ci vogliono per il bambino. Ci vogliono il padre e la madre veri. Ma il padre e la madre veri sono separati, divisi. Divisi e separati per sempre. E perché per sempre? Ma tu chiedi perché? Ma chiedi perché? Ma non so, ma qui non si può parlare, non si ragiona, qui si sogna, si vaneggia, ma invece no. Ma no, no, qui occorre prendere delle decisioni, subito. Va bene. Mi si è addormentato in taxi. Che cosa gli hai messo? Ti avevo detto il cappotto. Non ho trovato altro. Scusi se l'abbiamo disturbata, ma sono stato io ad insistere perché venisse. Ah, niente, niente, ma sa, si era levata una brutta aria, allora temevo che prendesse freddo. E il padre? Venga, lo metta di qua, che non si svegli. Credo che ci siamo tutti, eh? Un raduno di famiglia, anzi un vero e proprio consiglio di famiglia. Un giudice non potrebbe desiderarne uno più completo. Bene, meno male, approfittiamolo. Bene. Eugenio, ti prego, non incominciare anche te adesso. Sì, scusa. I signori desideravano vederlo, no? Ebbene, ora lo stanno guardando. Quando il padre e la madre e la signora avranno terminato di guardarlo bene, e allora sarà bene portarlo altrove per poter parlare liberamente. Eugenio, che ti prego? No, niente, niente, mi sono stancato. Ma no, lo lasci qui, parleremo piano. Sì, andiamo. Andiamo, Eugenio, andiamo. E potrebbe svegliarsi e si spaventerebbe certamente nel trovarsi attorno a tutta questa gente. Andiamo. Non abbiamo ancora visto di che colore ha gli occhi. Già, una madre non può vedere gli occhi di suo figlio perché ci sono i tutori che dispongono. E se lo svegliassi, chi me lo può impedire? Si spaventa, t'ho detto, si rifugierà da me piangendo. Oh, da lei, ma ne è proprio certa. E Rolando e me? Chi le dice che non si sente attratto anche da noi, proprio da noi? Ma chi l'ha preso, ma chi l'ha preso? Ma siete impazziti? Non vedete che voi state sfogando il vostro sentimento e il vostro risentimento sul bambino? Non lo vedete? La smettetela con questo gioco mostruoso. Io non so che cosa voi abbiate potuto dire in queste ore, ma i vostri atteggiamenti, le vostre parole, sono di persone irresponsabili, credetemi, è così. Io solo fra tutti voi sono qui per difenderlo dai vostri amori sbagliati, dai vostri egoismi. Tocca a me farlo, a me, che ve lo confesso. Non l'ho mai considerato come mio figlio, questo bambino, che non lo considero nemmeno ora come mio figlio, ma soltanto come una creatura disgraziata da difendere, da educare. Ecco, tocca a me farlo, a me che forse sono il più staccato, il più freddo di tutti voi. Io non insorgo come un padre, no, ma come un uomo deve insorgere in aiuto di una creatura indifesa. Io credo che il mio dovere sia quello di riprenderlo e di riportarlo a casa, immediatamente. Mentre dorme ancora, ecco. È già a casa, signore. Da un istante Abele è a casa sua. Qui. Io la ringrazio per la sua indignazione. È giusta, è sacrosanta. Ma da un istante la sua indignazione è divenuta superflua. Proprio da un istante. Deciso. Abele resta con noi, con me e con Vice, il padre e la madre veri. Ma che cosa vuoi fare? Fare oggi coraggiosamente quello che avremmo dovuto fare allora, pacificamente.
Sì, ma senza equivoci, però. Non vorrei essere frainteso. Non è per amore tuo, Vice, che lo faccio, no? E non è nemmeno amore per il bambino. Forse nascerà, crescerà l'amore per lui, ma non è nemmeno questo che mi spinge ora a decidermi. È piuttosto un'idea, una convinzione che è nata lentamente in me. Ecco, è che ora all'improvviso si è maturata. Vanna, non potevo continuare così nella vita che facevo. Tu lo sai bene che non potevo. Io ho cercato e mi sono ribellato sempre in silenzio, ma violentemente contro la mia inutile vita. Avevo provato tutte le strade, senza riuscirvi mai. E che altro mi restava? O finirla? Dire addio al tutto, anzi al niente, che uno è stato? Oppure trovare qualche cosa di importante, ma di veramente importante, a cui votarsi, a cui sacrificarsi? E avevo cercato, tu lo sai, mi ero attaccato a varie imprese, a varie persone. Ecco, questa è la cosa importante, mi dicevo. E invece niente, niente, sempre, tutte le volte sbagliato. Giungeva sempre un certo mattino in cui, svegliandomi, mi accorgevo che tutto quello per cui avevo lottato, talvolta anche sofferto, mi si era come guastato per strada, come cambiato per via. Ed è per questo che avevo rinunciato a lottare, per questo preferivo non muovermi più. Ma adesso, sacrificarmi per un figlio, per questo figlio qui, per Abele, non mi era mai successo. E devo dirvi che mi sembra l'unico sacrificio che valga la pena d'essere fatto. Perché oltretutto mi consente di ritrovare un ordine che si era spezzato. Ecco, io ripristino un ordine naturale, elementare, semplice. Padre, madre e figlio riuniti. Ordine però, mi capite? Senza l'intrusione di slanci, di sentimenti, di passioni, no? E soprattutto senza l'amore. Anzi, io credo che sia proprio l'amore a portare al disordine. È qualche cosa di tanto privato e di così egoistico. Sì. Ritorniamo all'ordine. Bell'ordine, rovinare tre famiglie. Che coraggio, Rolando. Mi hai spinto tu ad avere questo coraggio. Sì, sì, hai ragione. Se questa decisione ti può riattaccare alla vita, io non rimpiangerò il Rolando privo di vita che è rimasto accanto a me, senza amore. Sei generosa, Vanna, e ti ringrazio. Fare così, di qualcosa. Ti ho perduta. Ti avevo già perduta. È finita. Ma rendete presto voi. Vediamo la questione da tutti i lati. Chi è che può testimoniare che Abele è figlio vostro? Finora una sola persona potrebbe testimoniare chi è la madre vera. Il sacerdote che me lo rivelò. Il prete sarà dalla mia parte, non ne dubito. Io se fossi in lei ne dubiterei. E perché? Perché lei evidentemente non considera che ogni atto va compiuto a suo tempo, a suo tempo. Quello che lei vorrebbe fare adesso, riunirsi a Bice e al bambino, lei doveva farlo allora, a suo tempo, e sarebbe stato bene. Ma adesso? Eh sì, perché nel frattempo
Si sono stabiliti nuovi rapporti sacri, nuovi legami, e lei dovrebbe spezzarli allargando il male. Non si può rimediare a un male con un altro male. Il prete non testimonierà. Io, in coscienza, non testimonierei. Il prete tacerà. Dirà, ignoro. Ecco. E allora? E allora bisogna tornare da capo. Cercare altre strade. E cercatele. Continuate pure a parlare ancora per mesi, per degli anni. Però da oggi Abele resta con noi. Sì, con noi. E questo si vedrà. Oh, certo sì, che si vedrà. Sì, certo. Provi un po' a strapparlo, se ci riesce. Provi. Va bene. Lascialo, Abele, è figlio mio. Abele, tu solo da me accetteresti, vero? Tu solo da me accetteresti di essere punito, è vero, Abele? Non ho fatto niente. Ecco, io sì, sono io. Sono io la madre e io ho il coraggio. Sì, io. Abele, vieni qui, stai qui, non si fare, Abele, senti, sono io, Abele. No, Abele. Aperto giù per la tromba dell'ascensore. L'ascensore era aperto. Non ha sofferto, era già morto. Il dottore sta facendo il rapporto. Dobbiamo aspettare qui l'arrivo della polizia. È stata una disgrazia. L'ho ucciso io. Io, la falsa madre, la falsa donna. Soltanto io con quello schiaffo. Mai l'avevo toccato prima. Mai. Io devo pagare per tutti. Ma perché adesso lo lasciamo di là? Con quei dottori che lo toccano. Non avessi mai suonato alla sua porta. Oggi. Io non dovevo portarlo qui. Non dovevo. Quel bambino era diventato il mio avvenire. Ci vuole qualcosa a cui credere per avere la forza di vivere. Io e i contadini, dicevo, vinciamo qua, prendiamo là. Ma lo sapevo, lo so, lo sento, che noi, la mia generazione, voglio dire, non cambierà molto le cose. E mi è sembrato allora che quel bambino avrebbe forse potuto fare quello che non avevo fatto io, che non sarei mai riuscito a fare. Per questo lo volevo, per tenerlo con me, per tirarlo su come volevo io. Lei, professore, che l'ha visto per ultimo, com'era? Ma non lo so, io non l'ho visto bene in volto. Era lontano, nel fondo del pianerottolo. Ha aperto l'ascensore, ha aperto il cancello. Ha guardato un momento, si è fermato, allora io ho gridato, Abele, Abele. Lui ha riguardato ancora, quasi per misurare il salto.
ed è precipitato. Si è come buttato. E se non fosse stata una disgrazia? Se avesse voluto uccidersi. Oh, la sua idea fissa, il suicidio. Basta, Rolando. Professore, non pensa anche lei che abbia voluto uccidersi? Non so. È un bambino. Un bambino? In un attimo ci abbiamo pensato noi ad invecchiarlo. Torturato, spaventato. È impazzito il figlio mio. E io lo so come prende questa disperazione, questa follia. Io lo so. E Abele è mio figlio. Io montai in macchina quel giorno e mi misi a correre. Volevo farla finita. Forse fui vigliacco perché non accelerai abbastanza. Volevo morire. Invece rimasi soltanto tra la vita e la morte. Eppure appena l'ho visto quel bambino, è stato come se l'avessi visto da sempre. E ho detto dentro di me, ecco, è cominciata una nuova vita finalmente. Ma perché? Perché ci tengono qui a parlare? A parlare? È lui che lo vuole. Abele. Vuole che parliamo di lui, tra noi. Siamo la sua straordinaria famiglia che non si conosceva. E ora dovrà conoscersi. Parliamo. Parliamo. Confidiamoci. Confessiamoci. Lui ci sente. È già grande. Grande. Eterno. Può sentire tutto. Sapere tutto. Perdonare tutto. Bice. No. È meglio che non parli. E poi una madre non può confessare i propri peccati a suo figlio. È meglio che non parli. Lasciatemi piangere. Mi pare di cominciare a vivere solo adesso. Ho capito quando sei venuto da me, Abele. Perché hai scelto me? Che non avevi mai visto. Che non ero niente per te. Te lo volevo chiedere, Abele. Io non ho voluto figli. Non perdonatemi. Sono la più inutile tra tutti voi. Non perdonatemi. E io? Che donna credete che io sia? Non si ha il diritto di infierire su se stessi come stai facendo tu, Giovanna. No, non si ha questo diritto. No, tesoro. Non puoi impedirmi di parlare, di battermi finalmente il petto. Parlerò di me. E di te, sai, quando mi accorsi di non poter aver figli, era colpa mia, ma non volli crederlo. Non poter assegnarmi a credere di essere proprio io questa donna segnata da Dio. Colpa sua, dissi, sua, della sua freddezza, della sua mancanza d'amore. Ti ho odiato, Eugenio, odiato veramente. E ti ho tradito, Eugenio, tradito freddamente, sì, tradito, perché speravo di avere un figlio. Lo sapevo. Come hai potuto vivermi vicino? Come hai fatto? Ma come faremo noi a vivere ancora insieme dopo che ci siamo traditi come ci siamo traditi noi? Dopo che ci siamo odiati come ci siamo odiati noi? Dopo che abbiamo compiuto insieme il misfatto che abbiamo compiuto noi? Come faremo noi a guardarci ancora in faccia senza insultarci? Come faremo?
perché ormai non potremo più sfuggire al legame che si è formato tra di noi. Noi siamo parenti, stretti parenti. Una famiglia. La famiglia di quell'innocente. È una famiglia che non si potrà mai più dividere. Come faremo? Il sangue di Abele non basta già più a unirci. Siamo restati soli. Tutti amori sbagliati i nostri. Il mio, i vostri. Perché si continua a parlare d'amore? L'amore così puro, così raro. L'amore Abele, quando ha aperto gli occhi e mi ha guardato, e quello sguardo di bimbo innocente. Ma com'è già lontano quello sguardo. È passato e ha lasciato questa disperazione. È passato, ma tornerà. Quale scampo noi potremo trovare a questa nostra disperazione se non si levasse segretamente in noi la certezza di una pace immotivata in cui i nostri affetti, i nostri amori, i nostri strazi troveranno un riposo, un compenso. A che sorreggere questo nostro abisso di dolore se non a questa certezza di una eternità d'amore, campo sconfinato in cui noi, non più divisi, procediamo, uniti. Non credo al cielo. Nessuno vi chiede di cambiare, nessuno, ma di cercare di rimanere vicini, uniti, insieme. Come si fa? Un figlio, lui forse avrebbe potuto. Lei che è il padre avrà qualche cosa che è di Abele. Padre io? E che posso sapere io? Ci vorrebbe un immenso padre per tutti noi. Ci vuole un padre in cui credere, un padre che ci ascolti, che ci perdoni. Ci vuole. Non c'è. Non credo al cielo. Io non credo al perdono, non credo. Oh sì? E al sangue di un figlio sparso con le nostre mani, con le nostre colpe, ci credete voi a questo? Ci credete tutti? E come si lava questo sangue? Chi ci dirà, ecco, basta col pianto, ora viene la pace. Non voglio la pace, voglio consumarmi nel pianto, non voglio la pace. Perché tu non sai che cosa sia la pace, vedi Giovanna, tu non lo sai. Giovanna, non è la dimenticanza come tu pensi, no, è la pace, vedi. Noi se potessimo la chiederemmo al padre, a colui che può darcela. Soltanto lui potrebbe darcela. Noi intanto dovremmo invocare, basta invocare, capisci? Non importa credere, basta invocare e pregare. E poi, a un certo momento, qualcuno riesce anche a vedere e poi a credere. Ecco, è il premio. Intanto invochiamo tutti, preghiamo, diciamo tutti, Padre, c'è sangue sulle nostre mani, ma tu perdonaci lo stesso. Perdonaci, tu solo lo puoi, perché gli uomini come noi, che uccidono i loro figli, non potranno mai perdonare gli altri uomini che uccidono gli altri figli. Discendete, Padre, perdonateci. Finalmente. Ecco, arrivano, e ora andiamo coraggiosamente a consegnare la spoglia insanguinata a questi uomini che si illudono di essere giusti.